Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è l'apparato respiratorio. L'apparato respiratorio è l'insieme di organi e tessuti che permettono la respirazione, ovvero gli scambi gassosi tra l'ambiente esterno e l'organismo umano, che consentono al nostro corpo di immagazzinare l'ossigeno contenuto nell'aria e contemporaneamente di espellere anidride carbonica. Come è formato l'apparato respiratorio? L'apparato respiratorio è formato da due parti anatomiche diverse, le vie aeree superiori e le vie aeree inferiori. Le vie aeree superiori sono formate da naso, è il primo tratto delle vie aeree ed è composto da ossa e cartilagini. Il naso è un ambiente caldo e umido perché le cellule al suo interno sono riscaldate dal sangue e producono il muco, una sostanza che serve per intrappolare i batteri, la polvere e le muffe. Fosse nasali. Sono due ampie cavità riempite di aria all'interno del naso. Grazie ai turbinati, strutture ossee rivestite da mucosa, l'aria viene riscaldata, umidificata e filtrata prima che raggiunga le vie aeree inferiori. Qui si trovano anche gli organi sensoriali e olfattivi. Bocca. Rappresenta l'apertura secondaria dell'apparato respiratorio, ma a differenza delle fosse nasali, non è costituito da sistemi che permettono il filtraggio e la protezione dai batteri e agenti esterni. Faringe. La faringe è un canale muscolo membranoso che mette in comunicazione le fosse nasali con l'esofago. Rappresenta sia il primo tratto dell'apparato digerente, in quanto fa passare il bolo alimentare attraverso la deglutizione, sia la prima parte dell'apparato respiratorio, in quanto permette il passaggio dell'aria verso la laringe. Laringe. È un condotto tubulare che provoca la sporgenza tipica chiamata pomo d'Adamo e rappresenta l'ultimo tratto delle vie aeree superiori. Permette il passaggio dell'aria e la fonazione tramite la vibrazione delle corde vocali. Per evitare che acqua e cibi finiscano nei polmoni, si trova una membrana cartilaginea chiamata epiglottide, che si alza e si abbassa e impedisce al bolo alimentare di raggiungere quindi la trachea. Le vie aeree inferiori sono formate da trachea. È un condotto elastico e flessibile lungo circa 12 cm, formato da una serie di anelli cartilaginei. Mette in comunicazione la laringe con i bronchi. Al suo interno si trovano delle ciglia che insieme al muco servono ad allontanare eventuali corpi estranei, provocando un colpo di tosse e purificando quindi l'aria. Il muco intrappola i batteri, polveri, e per essere eliminato viene portato verso l'alto, cioè verso la laringe, poi verso l'epiglottide e infine nell'esofago per spingerlo poi nello stomaco. Qui viene eliminato il muco grazie ai succhi gastrici. La parte inferiore della trachea si divide in due rami chiamati bronchi, che si dirigono ciascuno verso il proprio polmone, destro o sinistro, ramificandosi in rami sempre più piccoli detti bronchioli. Bronchi. Sono le due terminazioni terminali della trachea che permettono all'aria di entrare nei polmoni e man mano che ci si avvicina a loro, da bronchi diventano bronchioli e infine alveoli polmonari. Alveoli polmonari. Sono quindi delle piccole diramazioni terminali dei bronchi e sono formati da delle piccole camere d'aria in cui si raccoglie l'aria inspirata. Qui avviene poi lo scambio gassoso tra ossigeno e anidride carbonica, tra aria e sangue.
polmoni. I polmoni sono i due organi essenziali per la respirazione e hanno la funzione di trasportare l'ossigeno dall'atmosfera al sangue e di eliminare l'anidride carbonica. I due polmoni sono costituiti da un tessuto elastico e spugnoso, in modo da potersi espandere durante la respirazione. Il polmone sinistro è più piccolo del polmone destro, perché deve garantire uno spazio adeguato al cuore. In sintesi, se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.